ben ritrovati per il nostro appuntamento a Peritech, che forse alcuni di voi avranno già conosciuto lo scorso autunno con i primi 4 appuntamenti dedicati al mondo della tecnologia declinato su vari settori. Riprendiamo quest'anno, inauguriamo oggi il nuovo ciclo che durerà, vi ricordo, fino a maggio. Poi sui vostri tavoli durante l'aperitivo avete dei flyer con le date e i prossimi appuntamenti. Lo inauguriamo direi alla grande, infatti sono molto contento che questa sera racconteremo la storia di Scalapay. Infatti ringrazio Simone Mancini, CEO di Scalapay, Raffaele Terrone, CFO di Scalapay, e Attilio Mazzilli, partner responsabile tech di Orric. Poi scopriremo insomma il perché siamo qua tutti insieme. Direi di dare subito una notizia che degli ultimi minuti, ovvero che Scalapay è il primo unicorno italiano. Quindi lascerei subito a Simone raccontarci come siete arrivati a questo risultato e raccontarci come nasce Scalapay. Simone, mi dicevi prima che tu sei stato tantissimo tempo in Australia, sei tornato, quindi raccontaci la genesi di Scalapay, la vostra tecnologia e il risultato, appunto. Ok, ma innanzitutto direi un brindisi. Esatto, brindiamo subito perché è una bellissima notizia. Grazie. Per Scalapay, ma anche per tutto l'ecosistema dell'innovazione italiano. No, grazie anche a Dealflower per l'ospitalità. Mecca di davvero. Allora, beh, molto brevemente, cerco di farlo, non ho il dono della sintesi, quindi cerco di... Vai tranquillo, qui siamo in famiglia, diciamo. Ok, quindi. Bene, quindi in famiglia mia sono per la maggior parte imprenditori, zii, cugini, il mio babbo stesso è imprenditori, e quindi le probabilità da un punto di vista genetico che anch'io tentassi di diventare imprenditore erano abbastanza buone. Mio papà aveva una vetreria, faceva le boccette sabbiate per i profumi, piatti sabbiati, eccetera, a Empoli. E nel 90-91 decide di lasciare tutto e di diventare missionario, che comunque è molto simile a essere un imprenditore, devi essere pazzo per fare entrambe le cose. E quindi noi eravamo 6 figli, con tutta la famiglia ci spostiamo prima in Finlandia, poi in Australia. Avendo a disposizione un computer, subito ho iniziato a 12-13 anni a iniziare a comprare e vendere online. Ho iniziato con una piccola linea di moda che si chiamava Goya e li vendevo negli Stati Uniti. Avevo imparato a cucire durante delle classi serali così. E poi vabbè, ho fatto un percorso abbastanza non lineare, ho fatto diverse startup piccole, per me non erano neanche impresa, erano cose che mi divertivano. Poi ho fatto l'università, ero un po' la pecora nera in famiglia, quindi c'era poca aspettativa, no? che riuscisse a fare qualcosa. Ho fatto arte all'università e poi ho fatto gli ultimi 2 anni, ho fatto commerce, quindi economia e commercio. Lavorato, ho fatto lavori diversi, lavorato nella costruzione, difesa, oil and gas, finché un giorno decido di lasciare e iniziare a lavorare per qualcosa che invece mi appassiona, che facevo anche prima, lavorare online. Creo Eat Tonight, che è una piattaforma, un marketplace per il cibo, e lì incontro Johnny, che è l'altro founder. E diciamo il rapporto... è stato bellissimo perché abbiamo fatto più cose insieme, non abbiamo mai avuto successo e quindi si è forgiato proprio un bel rapporto nelle difficoltà che poi continuano tutt'oggi. E, finito i primi tre progetti che non sono andati bene, io ho detto, avevo 2 figli, mi stava per nascere il terzo, vado a lavorare e faccio una carriera normale, tradizionale, seria, perché questa cosa ovviamente non porta frutti. Lui aveva anche lui 3 figli, fa buona idea, focalizziamoci sul lavoro normale. Quindi lui va a lavorare per CBA, che è la banca più grande australiana, io vado a lavorare per Prospa, una fintech australiana, e dopo 3 mesi ci ritroviamo a pranzo, ci guardiamo e diciamo no, guarda, non sta andando bene, non ci mentiamo, vogliamo fare altro. E quindi iniziamo subito a lavorare in un altro progetto. Noi avevamo molte esperienze nel vendere online, eravamo bravi a creare la piattaforma, a fare tutta la parte di instrumentation, di marketing, di attribution. Non eravamo mai bravi però a vendere un prodotto, cioè sapevamo fare tutta la parte tech, ma non... E quindi abbiamo detto,
sarebbe molto bello poter aiutare i merchant, che erano molti nostri amici, creando una piattaforma per aiutarli a vendere meglio online, con le esperienze che avevamo avute. Parlando così con dei merchant in Australia, molti ci dicevano, c'è questo fenomeno, dando la possibilità ai clienti di pagare a rate, e sta spopolando. Molti lo usano e abbiamo dei risultati pazzeschi. Quindi abbiamo detto, molto interessante questa cosa, potrebbe essere un primo passo per poi creare un rapporto con i merchant e con i clienti e poi fare tante altre cose che volevamo fare per migliorare l'esperienza. E quindi un po' così è nato, abbiamo lanciato dall'Australia, subito è entrato Raffaele, Daniele, che così hanno anche loro lasciato un po' il loro mondo e si sono uniti un po' a questa missione. Noi abbiamo chiuso il primo round di funding ad agosto del 2019 e siamo rientrati in Italia ad agosto, insomma. Quindi questa è un po' la genesi. Grazie mille, anche perché solitamente poi si parla di realtà che nascono nel garage. La vostra storia è bella anche proprio per questa condivisione e scambio che c'è stato, quasi un garage della vita, mi verrebbe da dire, no? Appunto, qua c'è Attilio proprio perché Orric ha seguito tutta questa evoluzione di Scalapay, la round che appunto citava Simone. Quindi Attilio, oltre ad aver seguito questo, avete come operatori di mercato anche una view un po' sul panorama. Quindi ti chiederei un po' quali sono i trend. Simone giustamente diceva il Buy Now Pay Later, che si inserisce nell'ambito dei pagamenti digitali, era ovviamente nato all'estero, in Australia in primis. Quali sono i trend di oggi e cosa sta cambiando un po' anche a livello di fundraising? Perché appunto oggi raccontiamo una bellissima notizia che è un punto di arrivo, però sappiamo poi che il nostro ecosistema ancora in certi punti fatica. Sarò molto breve perché la mia storia è sicuramente meno interessante di quella di Simone. Io ho iniziato a lavorare parecchi anni fa nel mondo del venture capital, vivevo a Los Angeles, avevamo intercettato quella corrente di mercato. Questa è la parte positiva. La parte negativa è che nel 2007 mi offrirono alcune opportunità a Palo Alto e a Menlo Park. Io dicevo, ma io vivo a Los Angeles, perché devo andare in quel posto lì che non mi ispira niente? Due mesi dopo uscì l'iPhone, quindi non fui particolarmente illuminato. Noi abbiamo seguito come Orric, abbiamo seguito buona parte, diciamo, dei round di un certo taglio europeo. Il mercato l'anno scorso, su base dei dati ufficiali, il flow è stato per circa 100 billion. Noi siamo stati presenti nel 25% di queste operazioni come deal value, che è un risultato ancora abbastanza impressionante se considerato che abbiamo solo 4 geografie. Su quello abbiamo ritagliato i nostri dati come trend di mercato, nel senso, spesso e volentieri nei dati ufficiali non si riesce, magari troviamo delle piccole discrepanze. Noi a campione sul 25% dei deal abbiamo elaborato dei nostri trend di mercato, per notare che appunto in campo europeo, in mercati più maturi, sicuramente c'è un approccio più founder friendly e basato su, per arrivare proprio a questo punto, degli standard di mercato. Noi stessi anche qua in Italia abbiamo portato per i deal meramente italiani, utilizziamo i modelli della British Venture Capital Association, e penso che Simone e Raffaele potranno anche raccontarvi, rispetto al round precedente abbiamo semplicemente customizzato dei documenti che già avevamo senza perdere pur essendo un round però questo lascio la parola a loro, di una certa dimensione e quasi sicuramente un precedent per una società di matrice italiana, non italiana, il tempo di esecuzione è stato molto più veloce di tanti piccoli deal di mercato. Però adesso su questo ridò la parola a Simone e Raffaele, che possono raccontarvi qualcosa di più. Appunto a Raffaele, partendo dall'ultima notizia, questo round da 497 milioni, che è un round di Serie B, partiamo a ritroso quindi da questo, come ci siete arrivati, e poi può raccontarmi anche, diciamo, del vostro fundraising dall'inizio, e anche, riagganciandomi un po' a quello che diceva Attilio, agli investitori. Nel vostro cap table ci sono essenzialmente investitori, diciamo, non italiani, quindi anche un po' lo scenario da questo punto di vista.
Ok, buonasera a tutti. Inizio ringraziando Attilio e il team di Oric perché, come lui diceva, no, dal Series A a questo Series B. Però potete immaginare da un term sheet a tutti i documenti in meno di un mese con Natale, no? Con le festività, e c'era il team lì a lavorare, è un qualcosa con di... tante controparti. Con tante, poi, tanti sia investitori e controparti, no? Coinvolte, legali, auditors, eccetera. Il Series A è un discorso simile. Dal term sheet alla firma sono passati 2 mesi ed era la prima scrittura, no, di tutti i documenti, shareholder agreement, subscription agreement, share purchase agreement e constitution, quindi partendo da zero e con tutta la due diligence sottostante meno di 2 mesi. Quindi con questo ringrazio Attilio e il team di Oric che ci ha aiutato e un po' la genesi da dove nasce. Allora, Scalapay è una società che ha raggiunto questi obiettivi in nemmeno 3 anni. Creata, no, nel 2019, sì, appena 3 anni ora, e lì bisogna fare anche una scelta e dire cosa voglio fare, no? Voglio tenere il 100%, no, nel founding team della società e crescere lentamente, oppure aprirsi agli investitori istituzionali che ti portano capitale, ma poi ti portano anche network. E quello è un po' che abbiamo fatto dall'inizio con Fasanara Capital, che è stato il primo investitore istituzionale che ci ha seguito dal marzo 2020, in pieno Covid, quando nessuno scommetteva su nessuna società, poi sull'Italia, poi, no? Che a marzo era, sai, dopo la Cina era l'unico paese affetto dal Covid, quindi andare a raccogliere capitale lì non è stato facile. E Fasanara, no, che ringraziamo, è stato il primo fondo ad averci aiutato. Poi successivamente è arrivato Tiger Global, quindi questo fondo americano che finalmente ha dato una dimensione internazionale. Fino ad allora era una società principalmente italiana, con il 95% del nostro fatturato in Italia, però poi con l'arrivo del capitale anche di Tiger Global ci ha permesso di creare delle basi negli altri paesi, di prendere delle persone senior, no? Come il nostro general manager in Francia, Pinky Huang, con un'esperienza pluriennale nel mondo e-commerce e retail, e tante altre figure in Francia, in Portogallo, per supportare la crescita. Quindi poi questo Series B, no? da unicorno, dove noi poi siamo soddisfatti e ringraziamo tutti, tutti gli stakeholder, è solo poi il premio, no, di un qualcosa che è partito molto prima e adesso sono solo i numeri a crescere, e quindi di conseguenza cresce anche la valutazione della società. Questo giro abbiamo completato, no, diciamo, la cap table mondiale con Tencent, quindi anche un partner asiatico, cinese, e poi col supporto continuo sia di Tiger Global, che ha continuato a investire, WillCap, che è un fondo americano, e poi altri minor investors come More Strategic Ventures, Deimos, e Fasanara ad estenderci la nostra debt facility, perché poi sì, equity, però bisogna anche finanziare il loan book, quindi c'è anche Fasanara che continua a supportarci non solo da investitore equity ma anche investitore debito. Quindi appunto, diciamo, poliedrico da questo punto di vista. Ritornerei, grazie anzitutto per averci inquadrato partendo dalla fine, ma comunque un percorso, seppur di 3 anni, denso di eventi. Ripasserei adesso la parola a Simone un po' per parlare del futuro. Tengo a dire che non ci eravamo messi d'accordo sulla giornata di oggi, quindi è tutto un po' in divenire, per parlare un po' del futuro di Scalapay alla luce anche di questo risultato. Quali saranno, diciamo, i prossimi passi? Ok, magari partiamo da quello. Quindi per chi non conosce Scalapay, sistema di pagamento molto semplice, dà la possibilità di pagare in 3 rate. Adesso cambieremo, aggiungeremo una rata, quindi arriveremo a 4 rate e daremo anche la possibilità di pagare dopo. Il merchant riceve tutto l'importo subito e il cliente poi ovviamente ripaga con delle scadenze mensili. I settori principali, moda, cosmetica, prodotti per la casa, prodotti per i bambini, tutto quello che noi definiamo come i piccoli piaceri, cioè tutti gli acquisti che sono desirable, tipicamente non ci trovate sui grudge purchases o quello che noi definiamo grudge purchases, tipo, no, il meccanico, ti si rompe
Perché? Perché il rapporto che noi vogliamo con il cliente, noi vogliamo che il cliente arrivi a dire amo Scalapay. Arrivi a dire amo Scalapay quando ti permette le poche volte, o per alcuni tante volte, però per la maggior parte poche volte durante l'anno, che fai un acquisto piacevole, compri una borsa, un vestito, se questo ha un impatto sul budget mensile, sciupa un po' l'acquisto, il feeling dell'acquisto. E quindi potendolo pagare su più rate, su più buste paga, alleggerisce e rende molto più piacevole il tutto. Perché poi il pagamento è la parte di solito più frustrante del processo d'acquisto. Quindi questo per quanto riguarda il prodotto. Riguardo i competitor, a livello di filosofia è molto diversa la nostra. Noi siamo focalizzati sui merchant e quindi per noi loro sono il cliente principale. Altri, la filosofia è un po' usiamo il merchant per creare una base utenti per poi creare una super app. Noi abbiamo l'esperienza di essere merchant, sappiamo cosa vuol dire e non vogliamo disintermediare, cioè non siamo, abbiamo a cuore il lavoro che fa il merchant. Pensiamo che nei prossimi 10 anni l'e-commerce cambierà abbastanza tanto e non ci sembra neanche logico cercare di creare una super app, perché queste qui esistono già. Il 70% del tempo che spendiamo online sul cellulare, su Instagram, TikTok, YouTube, Netflix, cioè queste piattaforme esistono già. Quindi per noi cosa interessante è dare sempre di più la possibilità ai merchant di vendere meglio e di migliorare l'esperienza del cliente. Nel futuro sarà vendere meglio su queste piattaforme. Ad oggi abbiamo fatto il Buy Now Pay Later, quindi paghi a rate, e questa è una piccola parte della value chain, no, nella shopping experience. Quello che abbiamo lanciato ad ottobre è un altro pezzettino, e l'idea è molto semplice, è un checkout, e l'idea è come facciamo a portare l'esperienza di Amazon, che ha tutti i miei dati e quindi posso completare un acquisto molto velocemente, a tutti gli altri e-commerce che invece non sono Amazon e non hanno interesse a vendere su Amazon o su altre piattaforme. E quindi se guardi come l'evoluzione del mondo dei pagamenti, molti fornitori o sistemi di pagamento si sono focalizzati su come faccio a iscrivere più persone al mio metodo di pagamento, quindi Amazon Pay, Apple Pay, PayPal Express, cioè come faccio a capture la più grande market share o share of payments, share of wallet, quello che la percentuale di pagamenti che viene effettuato con il merchant, come faccio ad avere la più grande. Il problema qual è? Che in ogni paese le persone vogliono pagare in maniera diversa e i modi di pagare stanno cambiando sempre di più. Quindi, non so, qui abbiamo ottimi esempi, Satispay, abbiamo adesso iniziano le criptovalute, eccetera. Quindi quello che abbiamo pensato di fare è noi dobbiamo riconoscere l'utente già prima del checkout, prima che arriva al pagamento, e far sì che ogni volta che il cliente va a fare un acquisto non deve reinserire tutti i dati, quindi si riconosce e può comunque continuare a usare qualunque metodo di pagamento, cosa abbastanza banale come idea. Risultati ottimi abbiamo fatto nei primi mesi, perché da ottobre più transato di Scalapay nei primi 12 mesi, più utenti di Scalapay nei primi 12 mesi, quindi cioè, molto, molto bello l'impatto che sta avendo. Aumenta la conversione, tutta una serie di cose. Quello che vorremmo fare nel futuro è arricchire sempre di più l'esperienza dello shopping online. Quindi, in maniera semplice, paragonandolo a quando entri in un negozio, magari in un paesino dove tutti ti conoscano e non so, c'è il commesso che ti conosce, sa esattamente quali sono i tuoi gusti, entri in negozio, gli dici sto cercando questo tipo di capo e già ti sa consigliare. Un'esperienza molto bella, molto umana. Come facciamo a portare questo sul mondo digitale? E c'è un sacco di cose che può essere fatto. Ad oggi l'esperienza media d'acquisto è uguale a quella che era 20 anni fa. Cioè, entri sull'e-commerce, c'è poca personalizzazione, quindi se entro io, entro un'altra persona, vediamo le stesse cose. Vedo anche prodotti dove non ci sono le mie taglie, quindi spreco anche tempo a guardare prodotti magari dove non c'è la taglia. Compilo tutta una serie di moduli che è come no, fare l'assicurazione alla banca per poi completare l'acquisto. Tutte le piattaforme
i discovery platforms, i social platforms, si sono tutte evolute, hanno cercato di rendere sempre più fluida l'esperienza. L'e-commerce, dove c'è la potenzialità da un punto di vista economico più grande, invece è rimasta così da 20 anni. Quindi questa è un po' la nostra idea di... Ripasserei adesso la parola a Raffaele. Prima abbiamo un po' raccontato la storia di Simone, tu hai lavorato a Goldman Sachs, quindi hai visto un po' il mondo anche dal punto di vista di una grandissima banca d'affari. Com'è invece la realtà, ti chiedo, vista dal punto di vista della startup, e anche quale, insomma, bagaglio ti ha aiutato per partecipare, insomma, al successo di Scalapay? La possiamo raccontare tutta, sì? Sì, sì, dai, questa sera siamo tranquilli, festeggiamo la notizia. Bevi ancora un goccio, così. Tra l'altro, se non sbaglio, è anche fra gli advisor finanziari, Goldman, no? Dico una... Sì, no, sì. È uscito, quindi possiamo dire. Questo round, sì. L'ultimo round. Gli altri... advisor finanziario nessuno, cioè tutto fatto da solo, e poi advisor legale Oric sul Series A e anche sul Series B. Nell'ultimo round specifico, sì. No, poi siamo tutto fatto in casa, come la prima sede, che era Montelupo Fiorentino, a casa del nonno di Simone. Quindi io poi vedo qualcuno di Goldman qui, no? C'era un garage alla fine. ero abituato, vivendo a Londra e lavorando tanto sull'Italia, a volare business class, dormire a Bulgari, no? Che era una cosa che era standard per Goldman Sachs. E lui dice, no dai, facciamo questa cosa assieme, vieni a far parte del team, mi prendo un volo EasyJet, ma ci sta anche, no? non mi lamento, su Firenze, e poi mi dà un tipo bed and breakfast, che era un garage. Questo garage ci ritorna sempre, io cerco di escluderlo dalle storie della startup, ma prima o poi c'è. Io ho detto, me l'avessi detto, me lo sarei pagato io l'albergo. No, usiamo corporate money e il garage. E poi la sede era a casa del nonno, e mi ricordo questa scena, era luglio, no, estate 2019, lui appena rientrato dall'Australia, per me era un viaggio più vicino, no, Londra-Milano, avevo fatto gli ultimi, no, da qua, appena laureato, quindi una decina d'anni a Londra, mai lavorato in Italia prima. Quindi torno a Montelupo Fiorentino, in questa casa del nonno, e mi dice, guarda, il bagno non funziona, cioè proprio tutto quello che potete immaginare di una startup, peggio. E quindi no, partendo da lì è una realtà diversa, ma si imparano tante cose dove... no, c'è la mentalità in banking, ma qualsiasi corporate, no? In inglese si dice se sei un piece of the machine, quindi un pezzo della macchina più grande. Qui invece sei tu, eravamo noi, avevamo preso il primo ufficio poi a Milano, due persone, perché Johnny era ancora in Australia, Daniele era in qualche isola da qualche parte, e ufficio poi da due persone mai utilizzato, perché con la prima raccolta eravamo poi tutto d'un tratto già sei persone, un ufficio più grande, e la cosa che poi lui mi ha insegnato, no, è una mentalità del good enough. Io arrivavo che c'era il mio capo a Goldman, e poi qualcuno lì lo può confermare, che se facevo un errore nella nota, no, a piedi pagina, pagina 27, mi stracciava tutto e diceva, sei un incompetente, devi fare tutto da capo, no? E lui invece dice, smettila di focalizzarti su dettagli, facciamo tanti tentativi, sbagliamo anche, però poi quello che va bene è lì dove puntiamo, ma è inutile fare le cose perfette, perché poi se vai sul mercato con un prodotto perfetto, cioè l'esempio era partiamo, avevamo le rate ogni 4 settimane, non mensili. Ci siamo accorti che sul mercato italiano funzionavano le rate mensili, perché le persone non vengono pagate come in Australia ogni settimana, ogni mese, tenti, va male, subito cambi. Le prepagate è un qualcosa che non funziona all'estero, arrivi in Italia, se non accetti, no, le poste pay o questo tipo di carte, non vai da nessuna parte. Quindi proviamo, e poi è un qualcosa che funziona. Quindi è una cosa completamente diversa, però poi è un'esperienza di vita, e poi fatta come l'abbiamo fatta noi, no? Adesso 200 persone, siamo un po' nel limbo di una corporate, di una startup, perché non possiamo più definirci. Adesso ci avviamo a chiudere, ripasserei un attimo la parola a Simone. Avete già parlato, insomma, un po' delle sfide, anche, insomma, tutto il background che c'è stato, ma non so, c'è stata magari una lezione che vi è servita, il cosiddetto lesson learned,
E anche come vedi un po' il segmento del Benelope Letere, io ho qualche dato, cioè incrociando qualche dato, tra il 2019 e il 2020 l'utilizzo del Benelope Letere è passato dall'1,6 al 2,4% e si prevede che arrivi, ovviamente nella cornice dei pagamenti digitali, al 4,2% nel 2024. Ovviamente rappresenta ancora un piccolo segmento dell'ampio settore dei pagamenti. Tu che sensazioni hai appunto dal punto di vista di mercato e ecco, raccontami un po' sempre lo sguardo. Un 40% ad oggi dell'e-commerce in Australia viene fatto, è stimata che viene fatto con BNPL. La cosa molto interessante che hanno visto è che c'è stato un forte declino nel numero delle carte emesse e molti utenti che attivavano un account BNPL andavano a cancellare poi anche la carta di credito, perché tendenzialmente no, l'esperienza rispetto alla carta di credito, cioè già a partire quando uno deve richiedere la carta di credito, vai in filiale, fai la fila, aspetti, devi portare tutta la documentazione, poi torni a casa, aspetti 6 settimane finché ti arriva una risposta, esito positivo, ti mandano il pezzettino di carta, di plastica, eccetera. E quindi cosa ha fatto il Buy Now Pay Later? Ha inserito in un flusso di e-commerce che consente di aumentare la spesa media, quindi dà un beneficio forte al merchant e toglie anche la fee, quindi non solo è molto più facile accedere, però toglie anche la fee e quindi è molto più equo, perché il revolving credit, la carta tradizionale, funziona perché percepisce un interesse sulle outstanding balance, su quello che l'utente non riesce a pagare a fine mese. Mentre con il BNPL è molto diverso, cioè non ci sono interessi per il cliente finale, non c'è un interesse sul debito outstanding. Cioè noi siamo allineati da questo punto di vista con il cliente finale, perché se dobbiamo bloccare l'account perché non paga, smette di fare acquisti e quindi la fee che noi prendevamo dal merchant non la prendiamo. Quindi penso sia molto allineato. Per questi due motivi sono abbastanza ottimista e penso che ci saranno molte altre evoluzioni del BNPL poi a livello di europeo. È stimato che entro il 2025 il GMV totale dell'e-commerce è intorno ai 500 billion, di cui se stimi 20-30% è comunque un mercato enorme. Io ringrazio tantissimo Simone Mancini, Simone, Raffaele, Attilio per averci raccontato insomma la storia di Scalapay e anche tutto diciamo, l'universo economico che sta dietro. Ringrazio voi per aver partecipato a questo appuntamento. Se avete piacere, come anticipato all'inizio, trovate le date dei prossimi appuntamenti e seguiteci insomma sui nostri social e sulla testata di Flower per ulteriori informazioni, e brindiamo nuovamente insomma al primo unicorno italiano che è Scalapay.